Ragazzi, ciao a tutti le nicchie, raga, bentornati su Farming Simulator 22 nella mappa Deutschland. Come sempre, raga, inizio il gameplay ricordandovi che in descrizione, se può interessarvi, ci sta un bel link che vi permette di comprare tanti giochi scontati, compreso questo. Allora, dunque ragazzi, oggi vi porto un'altra mod. Beh, d'altronde escono, quindi che fa, non le proviamo. E un altro furgoncino alla fine. Uno già ce l'abbiamo, l'abbiamo preso proprio, mi pare, nello scorso gameplay. Ne è uscito un altro che può tornare parecchio utile. Dovrebbe essere un Unimog. D'altronde ci sta la U davanti. Dovrebbe essere un Unimog 411. Però nel gioco qui, insomma, non è uscito come Unimog, perché uscendo come Lizard praticamente c'è anche per console, in pratica, va. Se invece lo chiamavano proprio Unimog, allora usciva solo sul PC. Ed è un bel mezzo, caspita, ok, vecchio, ma bello, è fatto bene, cioè, ok, ho già preso un furgoncino, però, ragazzi, oh, ma è bello, cioè, 14.000 euro che fa, non lo provo, non lo prendo, lo prendo e come, ho speso tanti soldi, ma che carino. Allora, mi servono appunto i soldi, quindi intanto mi metti i soldi. E ora lo compro, perché ovviamente se lo noleggio non lo posso modificare. Allora, capacità 1350 oppure 4200, oppure a piattaforma, non lo so a che serve sto buco veramente, con coperture, ah, non so a che serve il buco qua, mo vediamo. Poi vabbè, marca gomme BKT, Michelin, Nokian, Mitas, Trelleborg. Oh, sono tutte diverse, tutte belle alla fine. Configurazione ruote, vedete quanta roba, quanta scelta. Ma scusa, per questo mi sa che ci vuole la mod, però penso che per far funzionare questo, se funziona, penso che ci vuole il DLC. Cos'è? Il premium, mi pare. Io ce l'ho, però non mi pare che non l'ho inserito in questa partita. Poi c'è dietro Rear Hitch. Ah, ecco perché c'è questo spazietto libero, per poter mettere il 3 punti. Perché sennò... Vabbè, il 3 punti perché non si può mettere lo stesso? Alla fine, buh. Non lo so. Carino, la cabina, volendo forse si può anche mettere, diciamo, chiusa. Ora mi pare di vedere la macchina quella, il Dune Buggy di Bud Spencer e Terence Hill, veramente, pare il Dune Buggy adesso. Lampeggiante. Cos'è, quella della polizia? Ah, insomma, c'è un mucchio di scelta, eh. Allora, però c'ha pochi cavalli, ha 30 cavalli, non è che ci puoi fare chissà che, ovviamente, con questi cavalli, però dipende l'utilizzo, insomma, qualcosa si può fare. Non lo so, magari lo tengo per ora così e poi, vabbè, in caso poi lo modifico, va, se ho voglia di farci qualcosa di diverso. Anche se mi sa che ci metto il cassone, che può essere che è più utile, magari, per trasportare un po' di... per dare da mangiare agli animali. Che però non ho. Vabbè, facciamo così. Io lo compro, perché tanto poi lo modifico in caso. In caso che lo piglio e lo modifico. Perché noi abbiamo preso anche questo la volta scorsa, che è abbastanza simile. Anche lui c'è il 3 punti, però molto più basso. C'ha pure lui il cassone. Pure lui c'ha tante scelte diverse. Però vabbè, ne abbiamo due. Oh, possono sempre servire. Non è che sono pieno di trattori alla fine. Cioè, abbiamo tanta roba qua, molto... diciamo particolare noi, no? Quindi sta a fare collezione di cose particolari io. Allora, vediamo un po'. Oh, guarda che bello. Che è quella roba? Che fico. Proprio le marce, proprio col pennarello. Qua c'è la prima, qua c'è la seconda, no?
Ma che so figo! Mi potrei fare anche una bella foto. Ok. E io penso che questo davanti ci vuole il DLC. Vabbè, senza DLC... vediamo, magari mo lo inserisco il DLC, quello là della legna. Vediamo se fa quello che penso io. Dovrei solo abilitarlo. Voglio vedere se, se fa questa cosa. Come si chiamava il DLC della legna? Mo? Premium? Platinum. Platinum. Ah, Premium è quello delle carote. Mi confondo, Platinum, Premium, insomma, un macello. Ogni volta a ricordarsi, chiamatelo DLC legna, DLC carote, che è più facile da ricordare, no? Non è meglio? A proposito, ma quando è che annunciano sto farming nuovo, raga? Ma chi stiamo aspettando? Oh, qua a luglio siamo arrivati, A me mi sa tanto che quest'anno non se ne vede, va? Mi sa che quest'anno pure... Ma sa, non lo so, speriamo, un miracolo ci vuole oramai. Allora, vediamo un po' se è come penso io. Sì, vedi? Difatti, ci vuole il DLC, quello... Già me lo sono dimenticato, Platinum, Premium, vabbè. Ci vuole quello, quindi può anche trasportare, diciamo così, la legna, va, perché dove lo agganci, se no? Questo in teoria è solo per la legna. Fico. Dietro ovviamente non c'è niente, quindi sì, funziona. Era giusto provarlo, raga. Quindi volendo, tipo, posso tagliare la legna, per esempio, e non lo so, trainarla. Ah, è bellissimo. Magari per fare qualche piccola vendita, per trasportare qualcosa. A me piacciono questi piccoli mezzi. Questi piccoli mezzi per fare piccole cose, piccoli lavoretti. Ok, cool vassa. Cioè? Aspetta, inventor... Allora, la parte di sotto non la capisco. Ma kühl wasser? Non è acqua fredda? Ma pare. Il mio tedesco è arrugginito, manco da 10 anni dalla Germania, quindi... Non è proprio buono, buono, buono. Però mi pare che kühl wasser... Wasser sicuro è acqua. Kühl penso che vuol dire freddo, cioè dovrebbe essere. Per assurdo, sapete come si dice... Diciamo caldo, tipo acqua calda in tedesco. No, aspetta, appunto freddo si dice kalt, perché difatti stavo a dire, sapete che per assurdo in italiano diciamo caldo, ma in tedesco si dice kalt, freddo. Quindi cool. Vabbè, cool potrebbe essere allora... Ah beh, liquido di raffreddamento, va, che caspita può essere mai, se no? Sarà che lì ci va l'acqua del radiatore, va, sarà quello. Che caspita ne so. Non lo so, il mio tedesco è quel... non è quello di una volta. Vabbè, comunque... Non so che farci, ovviamente, al momento. Però è bello. Io intanto l'ho comprato. C'ho un mezzo che è strafigo. Sembra un mezzo militare. Anche lui mo piglia posto qua. Poi quando serve. Magari io alla fine per la legna ci si può fare qualcosa, no? Non è che questo aggancia. No, niente. È solo per la legna. Peccato che Giants non ha fatto in modo che il gancio magari poteva agganciare i veicoli. Cioè, potevano fare sta cosa, sarebbe stato bello, no? Magari per trainare i veicoli, boh, qualcosa di simile. Niente, solo legna. Allora, i cavalli li avevamo già venduti. Debiti, vabbè, stiamo bene. Stavamo trebbiando, non mi ricordo più. Aspetta, avevo fatto l'ultima volta, raga, non mi ricordo. Avevamo un terreno, forse l'avevo preso a noleggio, mi pare.
Ok, ci abbiamo il 4, ma poi l'ho lavorato sto terreno numero 4 perché io non mi ricordo niente. Andiamo a vedere, va. No, l'avevamo trebbiato, mi pare, perché poi non mi sto ricordando più, raga. C'ho 4 serie di farming, non è che mi ricordo tutto. Andiamo un po' a vedere cosa devo fare sul terreno 4. Ma forse è in fase di crescita. Ah, c'è l'erbaccia. Sorgo, crescita, grande erbicida. Oh, ok. Nell'usato cosa abbiamo? Allora, mi servirebbe. Una volta avevo la mod, quella che metteva piccoli spargi irroratrici, insomma, mo la più. Ah, c'è effettivamente. Micro tractor. Aspetta, no, micro. Ah, quello del micro tractor. E il serbatoio dov'è? Scusa, sto coso 650, ma dove lo mette? Però c'è. Larghezza 8 metri e mezzo. Mica male. Mo lo pigliamo. Questo è del micro tractor. Cioè di quel tractor. Di quel trattore senza niente, proprio. A moto zappa. Ecco, mo devo tornare in negozio, l'avessi saputo prima. Se avessi pensato. Aspetta, però. Mo mi è venuta in mente un'idea. Mi è venuta in mente un'idea. Già che andiamo in negozio. Prendo due, diciamo, va, sacchi. Quindi questi qua, mo li scarichiamo. Poraccio. Un po' fatica. Dove li scarico mo questi? Effettivamente è un po' troppo grosso per lui. Poraccio, 30 cavalli, cioè, ma non è che pretendi un po' troppo da me? Effettivamente. Ok. Poverino. Forse sto esagerando. Ci devo pure mettere le gomme strette, per assurdo. Che non è che ce le allarghe, però. Se voglio usare questo per fertilizzare, per l'erbicida, insomma. Mi sa che ci devo mettere anche le gomme strette. Allora, andiamo allo shop. Andiamo allo shop. Allora, compriamo due pallette di erbicida. Sono 5.000 euro. Compra, compra. Aspetta, ma sono un po' scemo. No, vabbè, è uguale, ce la facciamo. Sì, no, non è un problema. No, stavo pensando, ma se sto trasportando questo, come trasporto lo spargi erbicida? Però lo carico pure lui qua sopra. E via. Ok, oddio. Incidente ci fu. Vabbè, se uno dei due faceva retromarcia, beh. Ha proprio combinato una brutta coda. Diciamo che uno dei difetti di farming per quanto riguarda il traffico è che magari dopo, che ne so, 40 secondi, 50 secondi che un mezzo è fermo, poteva magari sparire, così si sistemava un po' il traffico, no? Piuttosto che bloccare in eterno. Allora, carica. Ok, sgancia. Allora, questo dovrebbe avere quindi un serbatoio da 6,50. Aspetta, ma sembra chiuso qua, eh. Ma io quando arrivo qua sembra chiuso, trovo, va.
Configura, mi servono le ruote strette. Mo' vallo a capire. Configurazione ruote, questo no. Vabbè, ma qui le ruote sono tutte. Le ruote sono tutte. Una parola. Ma che cosa modifico? Non esiste una gomma chiamata stretta. Ci ha messo proprio i nomi veri, ci ha messo. Ci stanno solo i nomi delle gomme vere, cioè mi sa che questo per fertilizzare e quant'altro non è buono perché distrugge. Come funziona sta affare? Ah, aspetta. Momento. Combinazione. Ho capito. E lui il tre punti c'ha dietro. Ah no, non è un tre punti questo. Questo non è un tre punti. Questo è un po' diverso dal tre punti. Ah, quindi è proprio fatto apposta. Ah, pensavo che andava bene con tutti. Pensavo almeno. Pensavo che andava bene, e invece no. Allora, farm. E che fa? Faccio il ripristina, famo prima, sennò quello prima che arriva con la velocità che tiene. E dove sta? E dove? Ah, qua è. È qua? Ok. Quindi mi sa che sono obbligato a usare questo. Vabbè. Vabbè, uguale. Questo c'ha le gomme strette, in teoria. Beh, caspita, se non sono strette queste, che so? Narrow tier with hot crop. Ecco, non distrugge il raccolto, perfetto. Non distrugge il raccolto è quello che serve a me. Ah, ecco dove appare il serbatoio. Ah, e che serve questo spazietto qua dietro? Ora ho capito. Ora ho capito a che serve lo spazio che c'è qua dietro. Un'altra bella mod questa. A proposito, in descrizione c'è anche il link con la lista delle mod, raga. Ma signorina, portalo portalo a casa. Allora, e qui mi pare che dovevo fare un po' di ordine. Che abbiamo tanta roba sparpagliata in giro, va. Vediamo di fare un po' di ordine. Ah, mo, parcheggiamo qua dentro. Allora, tecnicamente anche questo dovrei cominciare. Vabbè, la botta la posso lasciare qua, tanto mi serve qua. Questo bello parcheggiato. Quindi dobbiamo andare in quel famoso terreno. Insomma, questo mezzo è buono, ma per fare piccoli trasporti. Ma magari per la legna. C'ha una bella funzione in più.
Allora, qua è il terreno che dovrei lavorare. E proviamolo, va. Almeno c'è uno spargerbicida parecchio economico, tutto sommato, va. È un po' lento, l'unico vero problema. Ma però va bene per fare questi lavoretti qua nella propria farm. Ok. Riempito. Oh, beh, dai, uè, si apre bene. E meno male che non distruggeva il raccolto. E meno male che c'aveva le gomme che non distruggono il raccolto. Ah, come no? Ma? Questa è bella. Vabbè, facciamo una cosa, raga. Non mi va di tornare in negozio per controllare le gomme. Qui mi pare che non abbiamo il meccanico per ora. Oh, disattivo la distruzione del raccolto, perché in teoria non doveva distruggere il raccolto, in teoria. Ma non mi va di impazzire a capire il motivo, quindi direi che famo così. Perché sennò non va bene, non va bene. Ah, dove cavolo è? Distruzione del raccolto? No. Aratura periodica? Sì. Sassi? No, li odio i sassi, non li voglio. Accidenti. Funziona bene, ma ci mettiamo l'operaio perché poi non capisco dove devo passare. Due giri, genera percorso. Che poi quando ci metti l'operaio in automatico disattiva lui la distruzione del raccolto, cioè l'operaio non distrugge mai il raccolto a prescindere. Un'altra bella funzione di questo trattoruccio. Soprattutto considerando che questo attrezzo si può collegare solo qui, non si può usare purtroppo con un altro veicolo, quindi alla fine. Però l'unico problema quello è. Cioè, l'unico problema è in teoria non doveva distruggere il raccolto. Perché in teoria l'ho preso a noleggio. Ah, in possesso. Witto. Cioè, proprio era scritto così. Ruota stretta senza distruzione e raccolto. Ma il cavolo! Questo è con distruzione e raccolto. A meno che non hanno invertito la scritta. A meno che la scritta non è invertita. Perché without significa senza. Forse è invertito, forse questo è con distruzione e forse questo è senza. Boh, non lo so. Non lo so. Non lo so. Cioè, bisognerebbe cambiare le gomme e provare, però appunto dovrei tornare in negozio, ci vuole mezza giornata, non c'ho voglia di andare in negozio solo per fare sta cosa. La prossima volta che vado in negozio faccio la prova. Facciamo finta che ho le gomme giuste e non ci pensiamo più. Allora, l'erbaccia ci vorrà un po', ma la stiamo togliendo. Poi per il resto non lo so, non è che c'è molto altro da fare, eh. Gli animali hanno già da mangiare. Cosa abbiamo in magazzino noi? In magazzino abbiamo qualcosa? Abbiamo conservato niente. Dovrei far fieno, ma non c'ho proprio voglia di fa fieno. Ne ho già parecchio, mi basta e m'avanza.
Non c'ho proprio sbatti. Missioni. Avvolgi balle fertilizzante. Questa paga bene. Questa paga bene. Accetta contratto. Sai che ti dico? Che pigliamo questo Unimog e ce ne andiamo a fertilizzare. Però aspetta. No, 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 no. Facciamo così. Usiamo quello grosso come ho fatto l'altra volta. A me va di pigliare quello piccolo di quell'attrezzo lì, è troppo piccolo. La miseria, oh. Aspetta, perché è qua dietro? D'altronde ci sta un po' male qui, troppo basso. Allora, vediamo un po'. Dunque, noi dobbiamo andare nel treno Nummers 24s. E il treno Nummers 24s dove sta? 23, 24, noi siamo qua. Ho afferrato. Andiamo a spargere fertilizzante con l'Unimog. Certo che un peso davanti gli faceva bene perché ok che dietro ci puoi collegare un po' di tutto, però vedete come davanti è un po' sollevato, Ah, comunque bella questa mappa, è troppo bello fare queste curve. Ovviamente, dato che è leggero davanti, levati di qua su, veloce. Ma che passava il treno. Dobbiamo prendere questa stradina qua a sinistra. Ok, il terreno 24 è un po' più avanti. Dovrebbe essere proprio questo. Alla fine, diciamo, posso fertilizzare anche con questo. Anche bello veloce, 20 km orari in discesa. Là sopra c'è la nostra farm. Ora te voglio in salita invece. Sto poveraccio con 30 cavalli in salita ce la può far mai?
Vai, forza. E tamarao, finito. Ma ne già fa manco di prima. E di prima dobbiamo salire. E così mi consumi un botto di semi, di fertilizzante però. E così si consuma un botto. Non va tanto bene. Aspetta, sta sta. Sennò mi consuma un mucchio di fertilizzante. Non è adatto per un terreno in salita. Pure che l'ho spento non ce la fa. Oh, andiamo, spingi. Che miseria, proprio non deve essere neanche una minima salita. Qui conviene che facciamo al contrario. Cioè, non in discesa, va. Conviene che facciamo così. Non so manco dove sto lavorando, a dire la verità. Non oso immaginare che razza di lavoro sto a fa qua. Vabbè, non sta andando poi tanto male, a dire la verità. A dire la verità lo sto a fa pure bene. Abbiamo quasi finito. Ok, contratto completato. A posto, ma faccio pagare. Fatto. 4.000 euro, facili facili. Però vabbè, sì, questo mezzo, ovviamente con 30 cavalli posso solo fare piccoli lavoretti. Allora, ci dovrebbe essere una strada, un percorso qua. Bene, questo a che punto è? Questo praticamente ha finito di togliere erbaccia, va? Oh, mi è pure bastato l'erbicida, io pensavo che non ci bastava, ne ho comprato in più. Vabbè, sempre buono per le altre volte, ovviamente. Vabbè, faccio io. Ok, non c'è più erbaccia. Belli questi attrezzi, eh. Ok. Allora, ragazzi, ovviamente il tempo è volato. Penso che adesso andiamo a concludere. Quindi oggi abbiamo provato ovviamente questo veicolo, questo Unimog 411, ovviamente in descrizione vi ripeto, ci trovate il link con la lista delle mod, lo trovate lì.
e comunque si chiama Lizard U411, lo trovate anche su console. E poi vabbè, in descrizione il link per comprare questi e tanti altri giochi scontati, tanto tanto altro. E poi che abbiamo fatto? Beh, abbiamo finito di lavorare questo terreno, quindi bisogna solo aspettare che il raccolto è pronto e poi raccogliamo. Abbiamo provato l'erbicida con questo mezzo. Direi che abbiamo fatto anche oggi un bel po' di cose. Ragazzi, quindi io adesso vi saluto. Ci becchiamo presto in un prossimo gameplay. Ciao, ciao ragazzi, alla prossima.